E dopo, ha! Zum! Proprio! 5, 5, 10 e fanno 20. Bella merda. Salve a tutti ragazzi, bentornati da Nu. Siamo nel 2020, ormai la missione di Gigi Natale è finita. Con la sua slitta da 6.000 cavalli, il grande Gigino generoso torna a casa perché dopo aver rifilato, sarebbe il termine giusto, i pacchi agli altri... cerchioni ammaccati, queste robe qua. Ora è arrivato il momento di aprire i suoi. Gigino infatti è una persona molto rispettata e ha ricevuto un sacco di doni. Vi faccio vedere quanti, perché abbiamo proprio la sezione regali di Gigino. Correggiamo per favore la scritta. Abbiamo tutte super ruote della fortuna che oggi apriremo insieme, ragazzi, perché a parte gli scherzi ce lo siamo detti qualche giorno fa, voi avete apprezzato molto. 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 20, 4, 30, 32. Allora, abbiamo 32 super ruote della fortuna solo in questa pagina, ma lo slider occupa forse neanche un quarto di tutto lo spazio, quindi possiamo tranquillamente dire che forse arrivo sotto le 200 super ruote della fortuna. Non penso neanche di riuscire ad aprirle tutte in un video, perché sono troppe, ma Gigino ci ha incaricati, ragazzi, quindi mi raccomando, fate attenzione a prendere un paio di forbici dalla punta malavitosa e cominciamo a spacchettare sti regali. Vediamo qual è il valore che Gigino riesce a spacchettare. Allora, cominciamo. Queste qua sono le super, quelle a 3, soltanto quelle. Attenzione con le prime due. Però, scusate ragazzi, questo qua, no, funziona che una volta trovate tutte le merde, alla fine rimangono le auto. Perché a me non rimane... ecco... ma che fatti sotto, ma cagati sotto! 300.000, vabbè, li accettiamo. Ma dai, cos'è sciamone? Lo sciamone di api, sciamone. Guarda come le stai evitando perché gli pizzicano il culo. Perfetto, proprio che culo, eh? Super ruota della fortuna. Ritorno a casa, che è semplicemente una bella idea, perché fin qui veramente mi cascano le palle. Ritira premio, ma il tasto butta via premio non c'è. Bello quello. Uè, attenzione, tre macchine però, una Delta S4, la famosissima Volvo del nonno Gustavo e poi questo Pro 2 Track. Penso che sia anche raro. Attenzione alla settima super ruota della fortuna. L'Escort Hoonigan, la bombetta de merda che è in pantalone a bruciare il camino. Oh, questo è un pacchetto da 4 super ruote. Attenzione, salgono i brividi. Schifo, schifo. E... è una Clio brutta, però almeno è una forza. Poi ci facciamo un giro nel garage quando siamo più o meno soddisfatti e vediamo. Attenzione, perché siamo alla ruota numero... va bene. Oh, il fiestino bello. Occhio, non so, siamo tipo a 10 ruote, probabilmente sì. Attenzione, ecco la scarpe, bello, molto bello. No, ma soprattutto sono contento del leggings leopardato, Psst. Eccola. Madonna, quella Maserati. Attenzione, l'Audi R8, oh, un po' di culo almeno, un Audi R8 al 2013 al posto di una camicia scozzese. Era difficile la scelta, eh. Ah no, ma la limo l'abbiamo già fatta, maglietta pizza. Gliel'ha mandata indietro a Gigi, mi ha detto, guarda, sono già morte 15 persone guidandola, ma riprendila. Dai, con altre due, super ruote della fortuna, ogni tanto, bello, tutto il kit glitter. C'è tutto il set? Cioè, io ho sbloccato Giove. Adesso c'ho il clacson di Giove. Che cazzo di rumore fa Giove? Però la bombetta glitter va bene, perché ormai abbiamo tutto il kit con la gonnellina, le scarpine glitter e la bombetta ci vuole. Anzi, dopo ce lo vesto. Non ha un valore inestimabile, a meno che non sia qualcosa di particolare, perché mi sembra una colorazione strana. Ma dopo andiamo in garage. 500.000 e ovviamente a rovinare tutto ci deve essere sempre un bel piumino di velluto blu, che poi non è un piumino di velluto blu, perché detto così ha anche un nome normale, ma fa schifo, ha una texture, sembra una piscina secca. Fibbie nere, perché effettivamente con la Camaro un po' di tip tap ci può anche stare. La Camaro c'ha la faccia di un Transformer proprio. Ma forse c'è un Transformer che è una Camaro, in effetti. Può darsi. Pensiamo a scartare i regali di Gigino, che fa attenzione. Minecraft, a Lubicraft. Andiamo a qualche altro regalo, forza.
altre quattro ruote abbiamo qua. Minchia quante sono, ragazzi. Io le apro, però. No, questi li avevamo evitati. No, non li avevamo evitati prima. Li abbiamo vinti, ma di un altro colore. Che poi la maglietta unicorno sotto al piumino unicorno di prima. Questa me la sento, eh. Hai visto? Si può aprire una super ruota della fortuna del genere? Qua c'è aria di Alfa Romeo 8C Forza Edition, secondo me vale un botto però. Già quella normale vale qualche centinaio, no? Adesso non so i valori del gioco, ecco, però... Bella! Bella con i baffi! Ma che schifo! Attenzione, ultima ruota del pacchetto. Qualcosa di figo abbiamo... Alla VRS2, attenzione, la S63, questa è proprio l'ultima. È la restyling della penultima, del, se capisce niente, insomma sarà 2013-14 quella lì. Bella macchina, più bella coupé, la RS2, una figata, l'avevamo già trattata, è stata una M4R, se non mi sbaglio, di buon successo. Voi vedete tutto il dramma della gonna scozzese. Dai. Soldi, soldi pneumatico. Il clacson pneumatico che cazzo fa? Bello. Meno male però che abbiamo vinto iperguida attivata, perché sotto non ci ha neanche perso tempo. Direttamente un calcolo renale, quello, cioè talmente brutto che proprio non... Attenzione, coppia di BMW, ma vale la pena soltanto per il cappello del lupo. 150, il Kraken e altri 10.000. Rally Fighter, che no, l'ho perdato. Scusate un attimo, raga, controllo, perché non è che c'è scritto tante volte super ruote di scorta della fortuna, no. Ma le prosciugo, cioè ragazzi, se io apro 200 ruote della fortuna, deve uscirmi qualcosa di incredibile. Attenzione, 911 GT2 RS condita con 20.000 dollari. È una Scirocco? È bella, non ci lamentiamo di questo pacchetto, di questa super ruota. Attenzione, ultima di queste qua, Ergo Kart, là, l'Xbo. Bello, pantalone da jogging mimetici. Importante però, questa è una bella abbinata per chi fa sport, eh? Gigino è un tipo estroso, giustamente lui la sua mezz'oretta al giorno se la va a fare. E così, perfetto, proprio con quei pantaloni e quelle scarpe. Era partito bene, perché con la Viper del 2013 tu dici, va bene, dai, non è andata malissimo. Ma poi ti fai fibbia leopardata più corona smeraldo. Adesso se c'era un altro slot ci va fuori Luigi XIV, diceva, guarda, eccomi. Guarda, sono le sue. Prima abbiamo vinto la corona zaffiro, tipo. Quindi abbiamo... Beh, se le collezioniamo tutte ci mandano a cagare via mail. Perfetto. Oh, no. Era troppo bellina la Camaro del 79, quella lì. Meglio la scarpina Pua, che però fa parte del kit con le ballerine, capito? Avevano scambiato un po' i pacchi, i corrieri nel periodo di Natale. Però è carina, macchinina inglese old style. Si potrebbe quasi imbottire con 7.000 cavalli. Bello, bello. Bellissimo. Camicia azteco, tra l'altro, magari azteca, no. O ci ha disegnato sopra un azteco proprio. Oppure quella che Gigino ha comprato l'estate scorsa, quando è andato a Rimini e lì sulla spiaggia c'era un tipo azteco che vendeva i vestiti rubati e lui l'ha presa. Almeno abbiamo una integra, però no, fa cagare perché è una cura, non è neanche una Honda. È la stessa cosa, ma non ha lo stesso... eccola lì che arriva. Bello il guantino, no. Beh, la Fairlady Z del 69 va bene però, eh. Sì, li ho visti i pantaloncini, è inutile che fate finta. Attenzione, c'è 34 Spider con la Charger Daytona e 160.000. Ecco. Ma dai! Sei una merda, bombetta argento. Guarda cosa stavo per vincere. Quella c'era tipo 5 milioni di macchina là sopra. C'era. Tanto alla fine, mal che vada, Gigino rivende tutto. E perlomeno, eccola anche la giacca di jeans al mercatino. L'Exige S. Questa non varrà tantissimo, però è un'auto interessante, che non fa tanta gola, ma è un'auto interessante. Occhio lì, soldi, Copacabana e il Porsche. Questo è il Porschettino, proprio quello Malavi, quello di Need for Speed praticamente. Caban grigio. Guardate, visto che ormai ci ho perso le speranze, vi devo dire che è anche carino. Può essere un buon ricambio quando Gigino avrà cacato abbastanza nella tuta di Stig da poterla cambiare. 5, 5, 10 e fanno 20. Bella merda. Mazza però, che bel Natale di Gigino. Attenzione, 190, il piastino e il viperazzo. Forza lì. Oh. Questa non è quella che abbiamo... No, non era la Unigun nuova, quella di prima. Piumino a foglie, se tante volte vuoi cambiare mestiere, vai a fare il cecchino, ti mimetizzi bene.
Col cappello, perfetto. Ne abbiamo aperte un botto, ragazzi. Ho fatto il calcolo, me ne sono rimaste tipo un centinaio. Però ho visto, c'è questo da 10. È un super pack, quindi apriamoci questo in questo video. Che poi, se bombardate di like, apriamo anche la Befana, eh? Mi raccomando, perché adesso... Certo che potremmo fare un personaggio brutto con tutto lo schifo che abbiamo vinto. Cioè, sarebbe carino come... Prendiamo però Cesarino, ok? Cambiamo personaggio, prendiamo Cesarino e lo ridicolizziamo. Dai, qua sono 9. Andiamo sciolti con questa. Guarda che sciolti, eh? Beh, bellino il Macan, ma più che altro penso che quel Raptor lì valga qualcosa. Attenzione, stivali da biker, bello, ma non ci sono le moto. Scusa, gioco, se te lo faccio notare, ma no. Eccola lì, 10, 20. Questa Aventador Force Edition varrà. Mazza è brutta, che è. Chi è che gli ha messo quei cerchi là? Canotta di maglia, bella questa. È di ferro proprio, che ti si piglia anche nei maroni. E dopo, ha! Zum! Proprio. Oppure, per protezione, usare i leggings dorati sotto. Perché in quel caso... Boh, minchia, beh, perlomeno. Bello, eh no, infatti, bravo, volevo quello rosa io. Dai, ma allora è scemo, pantaloni da moto blu. Mettetele le moto, sapete che figata? Allora va anche bene quel pantalone da moto, che poi sembra più da sci e fa cagare. Oh, ti disturbo? Volevo sapere che ne pensi della maglietta Pelican. In che senso? Ah, attenzione, Raikkonen! È il suo clacson, quello tu premi e fa... Boh! Ultima ruota. Ho detto che era l'ultima e l'ultima. Ho detto che era l'ultima e l'ultima. E sarà una gran... Porca vacca, ragazzi, sta Aventador Force Edition fa paura. L'ho voluta provare perché ha un livello più alto di quella... Oddio! Di quella della polizia. Cioè, che poi, vabbè, una urla... La roulotte, no, lasciamola al vicino. È la Huracan della polizia, che è fotonica. Vi ricordate che macchina? La nostra. Questa è impressionante, cioè arrivare a 400 all'ora su ste strade. Vuol dire che questa, se la portiamo in autostrada, diventa spaventosa. Guarda, guarda, 400 con nonchalance, è anche un po' salita qua, eh. Parcheggio perfetto! Madonna, raga! Anche questa! Allora, non voglio fare brutte figure, quindi non vi dirò il numero del Fast and Furious, ma compare in un film più nuovo, almeno 4, 5, 6. Rosso porpora, rosso scuro, sempre di Dom, e tipo a Londra. Ed è stupenda! Cioè, guardate che roba. Non mi aspettavo che costasse quasi 1 milione. Ne sono felicissimo. Ma non credo che Gigino la venderà. Perfetto, ragazzi. Se volete vedere altri tentativi con la fortuna di Gigino e tutta la banda di aiutanti, che poi siamo anche noi, oltre ai soliti, mi raccomando, ricordatevi di lasciare un bel like sotto al video e di scrivere nei commenti non solo che l'avete fatto, ma oddio, ma anche se vi piacerebbe vedere altre super ruote, perché ne abbiamo ancora tante, ma purtroppo se ne apro 200 in un video, il video non si riesce a montare perché diventa troppo un casino, e soprattutto sono contento anche di farvi vedere un po' tutto, perché alla fine è divertente pure quello. Ah, comunque non ve l'ho detto, ma più o meno, se non mi sono dimenticato niente, più o meno siamo sui 6 milioni e 3 di valore complessivo di auto. Contando in soldi, praticamente abbiamo fatto una vincita di 10 milioni. Quindi io vi posso abbracciare come al solito, tranquilli, mi lavo. Vi aspetto nel prossimo video, ma anche su Instagram. Mi raccomando, ragazzi, obiettivo 2020, seguirmi tutti anche su Instagram. Dico, la maglietta Pelican, quella... rosa e azzurra con le ovaie disegnate sopra. Allora, ho aperto tipo 70 ruote della fortuna su Forza e ho vinto 800 cacate in 70 ruote. Non lo so com'è possibile, perché ogni ruota c'ha 3 slot, quindi... Io direi
vale la maglia che mi hai prestato, che ancora non hai avuto e che probabilmente mai rivedrai, perché ho perso. Ma questa è un'altra storia. Va bene, grazie, stavo registrando. Ok, ciao. Ora tutti sanno che mi inculi le maglie e non me le ridai. Ma non è vero, io non l'ho mai detto.